Un po' di paura all'ingresso dello stadio, un'ora prima della partita. Un gruppo di ultra del Torino lancia mortaretti e razzi contro i tifosi del Piacenza. Finita la pagina nera, si sfoglia quella della speranza. Conta solo vincere, titola un giornale emiliano. La gente di Piacenza sfida anche il freddo pungente per vedere questa partita tra disperati della bassa classifica. Esonerato Simoni, adesso tocca a voi, dice il pubblico. In panchina solo Maurizio Braghini, il nuovo tecnico, non ha bisogno della coperta. C'è un po' di calore anche per Gigi Simoni. A Simoni sente di dire qualcosa? Sì, lo ringrazio per il semplice fatto che mi ha insegnato tante cose, soprattutto a gestire la squadra, ad avere personalità e carattere. In campo c'è tensione, paura di sbagliare e si sbaglia parecchio. Una cosa si nota subito, la squadra emiliana ha tanta voglia di reagire. Mette più volte in difficoltà il Toro. I tre attaccanti, Piovani, Rastelli e il 18enne Gilardino, puntano a smentire i numeri. Solo 9 i gol realizzati in questo campionato. La squadra che ha segnato meno di tutte in A, un po' di vigore sotto rete lo mette in mostra. La più bella parata la fa Bucci. Dopo la sua prodezza il Toro dà una svolta alla partita. Cambia marcia, smarrisce i timori e fa soffrire il Piacenza. La testa di Ferrante decide la partita. Dopo 6 sconfitte consecutive l'aria della vittoria soffia forte e la formazione di Mondonico la gestisce con abilità. Saltano i nervi a Lucarelli, per lui cartellino rosso. Saltano i nervi pure a Polonia, la sua gomitata la vede solo la telecamera. La partita del Piacenza è finita, quella del Torino continua. Pecchia regala il 2-0 ad una squadra che esce da un tunnel davvero oscuro. Questo bimbo si riscalda con la sua bandiera che non è in festa. La festa è granata, la paura è passata, anzi per Mondonico non c'è mai stata. No, paura no, perché quando sei tranquillo dentro, quando vedi che fai tutto quello che puoi fare e dalla squadra hai tutto quello che la squadra ti può dare, non devi aver paura, guai, se anche l'allenatore ha paura in questi frangenti.